Andiamo avanti, abbiamo visto quello che è stato il nostro salto all'indietro di 19 anni, invece adesso facciamo un salto all'indietro un pochino più ampio perché è il momento del compleanno, il compleanno doppio perché oggi fanno gli anni, oggi fa gli anni Eraldo Pecci che abbiamo ricordato in tante occasioni, ma vogliamo stavolta ricordare invece un'altra vera faccia da toro che è quella di Aldo Agroppi, nato 67 anni fa il 14 aprile e quindi andiamo a vedere come il nostro Fabio Milano ce lo ricorda. Quando sono rientrato dal prestito di Potenza, l'ultimo prestito, ho ritrovato il mio amico e fratello maggiore Lidovieri, ho trovato un altro fratello importantissimo, Angelo Cereser, ritrovo Natalino Fossati, ritrovo Giorgio Puglia, ritrovo Fabrizio Poletti, ritrovo molti amici che mi accolgono a braccia aperte, ritrovo soprattutto... Più che ritrovare, trovo un grande personaggio che è Gigi Meroni. Dunque, il primo allenatore che ho incontrato è Edmondo Fabbri, fortissimo, furbo, scaltro, aveva già anticipato il calcio di oggi, era uno nato per fare l'allenatore. Il derby è una partita che ti coinvolge già dal lunedì antecedente la gara. A me coinvolgeva per tutta una settimana, coinvolgeva l'ambiente, coinvolgeva la famiglia, gli amici, coinvolgeva i tifosi, che tutto ti concedevano ma non di perdere il derby. Claudio Sala, con una punizione calciata con delizia e classe, pareggia già nel primo tempo. Al 64esimo è Agroppi a timbrare la rete del sorpasso granata. Presente una nottata alla Bellucci? Ecco, io penso sia stata la stessa, io non lo so perché... Non so come hanno nottato la Bellucci, me la posso immaginare. Ecco, secondo me è l'equivalente di una nottata alla Bellucci. È una cosa indescrivibile, di una bellezza unica. Gol decisivo, poi avevo il babbo che stava morendo, difatti di lì a poco morì. E quel gol fu non solo una gioia personale, ma una delle ultime soddisfazioni che ho dato al mio babbo. Una cosa indescrivibile, bellissima. E Aldo Agroppi, insomma, è sempre... Stasera mi fai vedere il Real Madrid, il gol del derby di Agroppi. E ti abbiamo ricordato il gol di Ezio alla Juve, insomma... Proprio, infierisce. Allora, facciamo...